Benvenuti amici di Nexus Lab per questo nostro video confronto tra due servizi, due aggregatori praticamente di notizie, news sul web, ovvero Currents di Google e Flipboard, applicazione di terze parti presente in esclusiva sul Galaxy S3 ma scaricabile anche attraverso il nostro blog anche in italiano. Andiamo a scoprire le differenze, cosa cambia, chi è il migliore, chi è il peggiore, se così si può intendere. Apriamo subito Currents. Questa è la mia pagina personale con i siti che attualmente seguo. Currents si caratterizza per alcuni aspetti. In pratica possiamo sia avere un seguire un sito proprio sul suo collegamento di Currents oppure attraverso i suoi RSS pubblici. Noi in questo caso abbiamo quasi tutti gli account di Currents, quindi sono ottimizzati per la visione con questo applicativo gratuito sul Google Play. Andiamo a aprire la stampa. Come potete vedere, la stampa ha diviso in queste categorie le sue news, con questa immagine principale nella parte superiore. Troviamo anche altre notizie sparse per le pagine. In più possiamo aprire una news e possiamo praticamente leggerla quasi per intero. Ottimo soprattutto sui tablet questa funzione. In più abbiamo, scusate, vi illumino un po' meglio l'immagine. Ok, in più cosa abbiamo? Abbiamo anche la possibilità di utilizzare l'applicativo su smartphone Android. Se lo mettiamo in questa il tablet in orizzontale, il testo si adatterà automaticamente. Possiamo inoltre cliccare su questo pulsante per andare sui link rapidi sempre presenti nella stampa, anche effettuare una ricerca all'interno dei singoli articoli. In più possiamo condividere oppure fare un spostamento rapido. Andiamo ad aprire il nostro Currents di Nexus Lab. Noi per adesso non abbiamo ancora inserito un'immagine principale, ma la inseriremo di seguito relativa alla notizia più importante del giorno. Abbiamo diviso le news in queste categorie. Come potete vedere, anche noi possiamo visionare le notizie scorrendo a sinistra e a destra e leggere praticamente per intero anche una notizia. Naturalmente poi, se la notizia non sarà intera, bisognerà andare sul browser web. Questo succede sul nostro account, ma come anche per altri account presenti su Currents. Andiamo un attimo a aprire Flipboard punta molto di più sulle animazioni, meno sulla personalizzazione della singola testata giornalistica, ovvero sarà difficile trovare un giornale che abbia personalizzato il suo layout per questa applicazione. Per esempio, se andiamo sul Corriere della Sera, lui ci andrà a ricercare tutto quello che riguarda il Corriere della Sera. Potremmo visionarlo tramite gli RSS, i tweet su Twitter, oppure altre informazioni. Proviamo ad andare a seguirlo tramite il Corriere della Sera, l'account ufficiale di Twitter. Lui andrà a caricare direttamente le informazioni. Molto bella l'animazione di Flipboard, che caratterizza proprio l'applicazione. Come potete vedere, si naviga molto bene. Quindi, se Currents si naviga switchando da sinistra a destra,
invece Flipboard punta molto sull'alto e il basso. Proviamo a cercare anche Nexus Lab. Ok, un attimino. Nexuslab.com. Cancelliamo il .com, scusate. Vediamo cosa ricerca. Andiamo sul nostro account di Twitter e come potete vedere anche qui abbiamo tutte le news completamente suddivise. Lui in automatico va a estrapolare il link di appartenenza, per esempio se clicchiamo su questo link del Galaxy Nexus lui ci andrà ad aprire direttamente il sito senza rimandare a Twitter. Molto comodo, perché se rimanderebbe a Twitter avremmo solo la stringa, poche parole e in più il link che ci rimanda al successivo articolo. Qua invece il link è diretto. Tornando indietro, l'applicativo ci riporta direttamente a Flipboard. Come potete vedere, inoltre, se noi aggiungiamo delle categorie generiche, lui già ci proporrà Flipboard dei siti o delle informazioni, tipo su tecnologia. Noi adesso clicchiamo e lui ci propone alcune news dei blog più importanti italiani o stranieri, a seconda di come impostiamo l'applicativo. Potete vedere, molto buono. Ritorniamo su Currents. Come potete vedere la gestione è simile, anche se il numero di animazioni forse è minore su questa applicazione, che può piacere di più proprio per la sua personalizzazione da parte dei siti internet. Come potete vedere qua tutto sport, ha diviso benissimo le categorie su Currents in tutte le categorie sportive. In più, navigando verso destra, troviamo tutti gli articoli. Se per esempio andiamo su Formula 1, lui ci darà tutti gli articoli della Formula 1 correttamente inseriti. Anche qui molto comodo, soprattutto perché l'articolo viene proposto quasi per intero, quindi non sono estrapolazioni minime. Soprattutto su Currents rispetto a Flipboard non abbiamo un rimando al browser web, ma abbiamo proprio la lettura direttamente sull'applicativo. Quindi, che dire, due applicazioni molto carine. Flipboard secondo me vince per merito sulle animazioni, mentre Currents vince sulla personalizzazione e sulla quantità di contenuti che possiamo trovare dedicati. Praticamente non dobbiamo mai lasciare l'applicazione, mentre su Flipboard comunque abbiamo dei rimandi a Twitter, a Facebook, non abbiamo account Flipboard direttamente delle aziende, dei giornali, dei blog, eccetera eccetera. Comunque due alternative che si possono avere entrambi, sono gratuite, provatele e giudicate voi. Naturalmente se usate Currents potete seguirci direttamente sul nostro canale, se invece usate Flipboard potete seguirci attraverso Twitter o Facebook. Grazie a tutti da Alessandro per il blog Nexus Lab.